derby d'Italia tradizionale è diventato ancora più importante alla luce dei risultati del pomeriggio. Vediamo come sono andate le cose con l'aiuto di Oreste Franceschi che ci porta al Delle Alpi. 50.000 al Delle Alpi, serata fredda, nell'Inter c'è Vieri e sui volti degli allenatori la tensione del pre-partita. Il rientrante Zidane subito in avanti allo scambio con Davids, poi al cross dopo buon controllo da sinistra, arriva al volo Inzaghi, palla alta sulla traversa. Attacca prevalentemente sulla sinistra la Juve, Pessot si fa largo, opera il traversone, il colpo di testa di Inzaghi e la respinta in qualche modo di Ferrari. È comunque un Inter che non sta a guardare, ruba palla a centrocampo, buona possibilità per Vieri, ottimo il ritorno su di lui da parte di Giuliano. Una partita che si gioca su ritmi molto elevati, c'è anche Ronaldo che riprenderà finalmente ad allenarsi con i compagni. Insiste la Juve in avanti, la palla è per Del Piero. Si fa largo, parte il suo traversone, rimessa verso il centro e mischia in area interista, risolta poi da Zanetti. La serata è decisamente fredda, il primo tempo è equilibrato anche se attacca in prevalenza la Juventus, qui un'ottima opportunità per Pippo Inzaghi che alza da due passi oltre la traversa, pericoloso su punizione anche Del Piero. L'Inter a sua volta opera in maniera abbastanza sporadica ma pericolosa in contropiede Van der Sar su Brocchi. Ancora la Juventus, lungo lancio in profondità, perfetto l'arresto da parte di Del Piero. Del Piero allo scambio con Zidane, ancora Del Piero, va giù Del Piero ma arriva Zambrotta, il suo tiro finisce fuori e si va al riposo sullo 0-0. In avvio di ripresa, ottima Inter. Sul lungo lancio di Zanetti c'è un'indecisione fra Giuliano e Van der Sar, non ne approfitta Recoba. Ancora l'Inter in avanti nella fase iniziale della ripresa. I Dalmati, il traversone, buono l'aggancio, il tiro di Vieri, la palla sul fondo, non di molto. Poi ancora la Juve in avanti, contrasto tra Zambrotta e Ferrari, il guardaline sembrano concedere l'arbitro, l'angolo, l'arbitro invece lo concede, protesta Tardelli e sul secondo angolo conseguente a questa azione palla per Davids, il suo cross ribattuto. Al limite arriva Tacchinardi col sinistro e mette dentro sul palo più lontano. Juventus in vantaggio al sesto del secondo tempo, rivediamo la conclusione di Tacchinardi anche stasera tra i migliori. Prova l'Inter immediatamente a rovesciarsi in avanti, la palla è per Recoba ed è Montero che rischia l'autogol per anticipare Vieri. Partita vivacissima, spazi naturalmente per la Juventus, Zambrotta da destra, taglia il traversone, arriva con un attimo di ritardo Del Piero. Molto nervosismo anche in panchina, la palla comunque nuovamente per Del Piero, in profondità per Inzaghi, uno contro uno, saltato Ferrari, Inzaghi da solo con la punta del piede dà il 2-0. 1-2 micidiale della Juventus in poco più di 3 minuti, rivediamo Inzaghi che beffa anche Frey in uscita, 2-0. Partita che sembra finita, l'Inter tra l'altro commette parecchi errori, ancora Inzaghi, la palla al centro, Del Piero, controllo, tiro ed è il 3-0 sul tiro di Del Piero per l'esultanza di Ancelotti, la chiara deviazione come vediamo nel replay di Blanc, nulla da fare per Frey. È il 17° del secondo tempo, 3 minuti più tardi, lungo rilancio di Frey, palla che arriva a Vieri. Vieri entra in area, Montero lo attacca e lo stende, calcio di rigore per l'Inter. Sul dischetto va Vieri e mette dentro il pallone del 3-1. Poi la Juventus amministra comunque con una certa tranquillità il risultato, ancora un'opportunità per Inzaghi fermato da Gresco, subentrato nella ripresa. L'Inter cerca di fare qualcosa, anche Seedorf è stato mandato in campo da Tardelli, opportunità per Vieri, la sua conclusione ben controllata in angolo da Van der Sar, ma finisce così 3-1 per la Juventus che ora si porta a soli 4 punti dalla Roma. A te Marco.